Ecolamo, ovins commensat encevue, mandi Friul. A me mi han contat e mi han dite che Claudio Minotti è un giocatore di ballon. È un autore di chantadis furlanis, è un fantasista e è un scrittore di operis di teatri. Quanti robis metudis insieme e cumò o la ringa iodi, sai, vere tutte queste robe, c'è bisogno di la iodi. Il signor di sicur, Claudio Minotti, ha le un nevore simpatico, e ha le furlan, e allora, quanti disinghi un alle furlan, ha già una garanzia. Mandi Claudio, ben arrivato. Ascoltami che ti domandi una roba, ma è vero che tu hai giocato di ballon una volta? È vero, sì. Sì? Sì. E quant'altro è scominciato? Ho scominciato dal... mi hanno venuto l'Udinese mi ha ciolto al 53. Al 1953, che vuol dire l'anno passato, due o tre sì, anni fa, sì. No altris che il fantacchi calcava il prato verde del Moretti. Mitico. Regia, grande. Enrico, il nostro grande regista. E va, vale se robe. Tu hai se sorprese. C'è sorprese. C'è sorprese. Se robe esili, qui esili. Che lì, e i chiase me. Che là. Che là. La metterà se anche. Qui sa che magari usò i anceoli. E l'Udinese è venuto a fare la fotografia lì sotto perché il spogliatoio era occupato da inglesi e allora loro erano a cambiarsi lì le chiase dal custode, del chiferui. E dopo che mattina lì sono venuti a fare la fotografia sotto chiase me. Ascoltami Claudio. E salva un tic magari più in là, al Dio tance un toc di capanon che inglese aveva costruito sulla duaca le zarlate lì sulla ma, sinistra, tutto in grisigni. No, era freddi. Era freddi. Là tu vedi che i due capanon, che nessuno si ricorda, perché io quando ciacari mi danno dal mat, allora sono i due capanon che aveva costruito inglese per far loro l'atletica e roba da genere. Ascoltami. Robononis, che lì se han lesie che lì un e preso... lì sarà stato il 47 c'è roba 46 47 qui... un anche dopo si muoveva in lì c'è in serie C quindi dis fa ascoltami Enrico te vai avanti perché noi abbiamo iniziato con Claudio Minotti giocatore di ballon. E lì, lì è una ripresa dal campo vicino che avevi costruito all'ingresso, no? Subito l'ingresso lì di via Moret. E lì era il secondo champ di che volte. Dopo hanno fatto un tiarz di che altri bandi di via Podgora, no? Diciamo parte ovest, no? Perché cai a parte... cala l'ingresso quando che tu entri. Claudio, che chi è il pisciatoio? Non è che levi? Sì, che levi? Duci gli spettatori de gradinade, no? L'unico posto all'ere che lì. All'aveno a fare la pipì. Con separè, magari qualche dunque anche al cialave, no? Il separè, ma per forse. Per paragonarsi. Ascoltami Guido, che ti domandi una roba. Fine anni 40, inizio anni 50. Adesso concentriti un inning, sta attento. Se moteri e l'audin din che volte, ma non sta si gattando, perché chi se no non dice, se moteri non le fantatis che volte. Di Vai, sai come che la storia dei panari, no? Sai che va la surista e non c'è il pan e si mette a Vai. Ecco. No, altri sono le stesse condizioni. Tu organizzavi su una fiesta di balà, eri dos feminis e di soms. Le ragazze erano molto... O la tenevano molto stretta. Riservate. Ecco. Riservate. Le ragazze nella Udine. E la città se moteri. La città era, senz'altro, era poi più umana. Più umana. I rapporti e ieri in ogni borgade, e dopo quando c'è Carini di Gregorichio, che c'è dai Bors, no? La borgade e ieri il ponte di riferimento di tutta la gente che viveva nei borgade. Udine. Era la città dei borghi. Grazie a Claudio Minotti e vi scuvier che chi sto fantat
alla Svead con l'Udinese. Andiamo avanti. Sì, ma a livello. Qua, ecco, vedi che lì ci sono due spettatrici. Ah, che cazzo. Dunque, io. Sei sotto che tu fai? Lì sotto, alle Kunterkofen Valentin, che è stato un dai Prince austriaci a venire a Cori lo Speedway, perché il Drick Drack lo facevano te piste nere di atletiche, ecco. intorno, le differenze tra Speedway e Drick Drack. Sì, Cami Fermi, perché sì, i Volares è il mio amico Renzo Travagini, che l'ha portato a Speedway. E là è una riunione di atletiche. Che si vio anni 50 e 54 54 ecco 53 vedi. 54 si sì, facevo viot che la griglia di divisioni anche mo sotto gli tribuni, ecco. E allora Parcelli sono arrivati a fa quando è stata la famosa partita col Milan, allora e hanno fatto e hanno costruito gli Innocentis proprio sotto gli tribuni con ascoltami Claudio, ma in italiano si dice il mio cuore è bianco nero, ma lei è proprio tastrichi si tocco. Sì, è cuore bianco nero. È cuore bianco nero per due motivi. Ecco, sentendo il primo. Il primo perché dopo il secondo perché l'Udinese è uno dei cinque valori per cui uno si sente friulano. L'Udinese è la nazionale del Friuli. Mo ti faccio una battuta che qualcun si dressi in Icciavei. Le uniche due squadre straniere che giocano in un campionato di Serie A sono l'Udinese e il San Marino. Bocce mio, state zitto. Grazie. Andiamo avanti. Regia Enrico, andiamo avanti. Stiamo costruendo i ricordi. Qui saresti io. Che io saresti io? Al Moretti lì, no? La coda in che volte? La storia dei Code. Mi fermi con la storia dei Code. 17, 18 anni. Sì, 16, 17. Bellissimo. Ascoltimi. Io sai che tu, il tuo sconosciuto, tence Ezio Pascutti. Ezio Pascutti è un furlan calzuiave alla Zuiat. A Bologna, tanciuais. Sì. Prima col Chiasiellis. Prima in col? Chiasiellis, il re di Chiasiellis, no? Giocava col Chiasiellis. E dopo le partite. E dopo le partite le lata a Bologna. Alla sinistra. Ezio, con Ezio, vi fa tanci qualche partite con la rappresentativa dal Malignani, dall'Istituto Tecnico. O sin là a Klagenfurt e vi dato un quattro barettis al Klagenfurt. No? Tre goi fas di lui. Allora, alla fine delle partite, domande. Ezio, tu has di contami, se par fa goi, così. Come è grande la parte per te? Lui sa ce che mi ha dite? De bandierine e bandierine. Come tu hai capito se personaggio? Personaggio. Se personaggio covevi in casa. Ezio Pascutti. Furlan, calzuiave di Balon, calzuiave di Balon, diciamo Bologna. Per chi si fosse sintonizzato da qualche minuto, ospite oggi è un profilo di artista originalissimo di Udine, Claudio Minotti. Lui fa tanti robi, dopo un po' che crudini, un po' che non crudini, perché insomma bisogna là ben plancut. Lui al dice io faccio questo, faccio quell'altro, gli fa tanti robi. Di sicuro alle furlan e di sicuro alle un nevore simpatico. Dome se mi domandi. Dome se perché non mi lanto. Indanante. Andiamo avanti, Enrico, con le prossime. Ecco che è una formazione dall'Udinese. Ecco qui che è il giudice, il secondo di destra, è il giudice Celledoni, che è un giudice dal tribunale che a Udin, che è lato in pensione, un design fa. E che il primo sotto a sinistra in Zenoglon è Vieri Bigogno, e il figlio di Bigogno, perché Bigogno allenava l'Udinese, ma aveva due figli. Vieri che giocava con che squadre qua centravanti, e poi aveva Furio che giocava terzino con un'altra squadra dall'Udinese. Bellissimo. Ecco, il giudice le dona, mi fa piacere di rivederlo. Grazie. Allora noi adesso andiamo avanti, regia, tu vai avanti anche velocemente, Enrico, con le fotografie, perché ce ne sono tante, qui c'è una storia di vita da raccontare. Ascoltami Claudio, io e voi che tutto mi dici su una roba. O l'indenant di qualche anno, io ti do il nome del portiere di quella Udinese e tu vas indenant
e tu iudisis duci undis. Romano! Romano, Azimonti degli Innocenti. Eccolo là. Snidero, Pinardi, Magli. E dopo? Castaldo, Menegotti, Bettini, Selmonson, Raggio di Luna. Raggio di Luna. Raggio di Luna. E la Forgia. E la Forgia. E in che l'an lì, o in che Jains, adesso disegna così, Claudio, in che Jains l'Udinese si è fatto, ha sbregato il mondo. Ah sì, la de ben. E io facevo allenamento con loro. Tutto, no? Facevi perché allenamento. Dopo ieri avevi un allenatore che mi diceva, si può dire al sì, ben no, allora non stiamo si può dire, cioè, come il concetto che come i genitori si avessero fatto cause a che l'allenatore per offesa, che mi dice per offesa. No, covente, sì, ma avevi di marcare Selmonson, sì, sì, no? Tu avevi di marcare casuale, miesale sinistra, io ero immediato, Raggio di Luna, Raggio di Luna, e per se lo clamavano Raggio di Luna, ti pensi? Per se avere il color panole, no? Biondo. Una moglie meravigliosa. Grazie. Allora, per il Friuli, per le vicine repubbliche di Slovenia e Croazia, per i veneti, i bolognesi che ci stanno ad ascoltare, oggi ci sono ricordi meravigliosi di un signore che viene da Udine, grazie di essi venuti e che ci racconta, avete visto, queste fotografie che riguardano l'Udine. Poi abbiamo sentito recitare a memoria, perché non era una domanda preparata, la mitica formazione dell'Udinese di quegli anni. Ascoltami, ma tu sei altro fatto in che volte che si vei spierduto? Serobese. Ah, che lì la demolizione dal Moretti. Allora l'unica lelata fotografata. Tu sei stato. E dopo fa sviodi anche qualche mese dopo, no? Ecco. Come che è quella neve, no? Quella neve. La tragedia, una tragedia vai. Perché lì. Ecco, adesso ti parlo. Sì, adesso devi parlare col cuore. Aulico, ti parlo aulico. Bravo, da poeta, sì. Questi, la maledizione del Moretti cadrà su quelli che hanno fatto quella cosa lì, perché hanno distrutto un patrimonio di valori in cui lacrime, sudore, desideri, no? Dolore, passioni, spariti completamente. E quindi io ho dissi, la maledizione del Moretti ricadrà su quegli amministratori che hanno fatto quella cosa lì. Per fortuna, c'è un ragazzo, un giovane, figlio tra l'altro di un ex giocatore dell'Udinese degli anni 71-72, Berzaghi, che sta raccogliendo tutte queste cose sul Moretti. E tra breve, mi auguro, uscirà con questo libro da lui scritto proprio sul Moretti. Ed è una cosa che mi riempie di gioia. Grazie, e io spero che questo tuo amico, una volta che il volume sarà stato pubblicato, certo, venga qua con noi questo a narrare. Lo prometto. Promesso, lo grazie. Promesso, sì. Enrico, adesso te, velocemente, vai avanti con le prossime 7-8 fotografie, proprio vai in rassegna, Enrico. Te, ascoltaci, vai pure. La pagella di che volte, via. Vai pure che io continuo a parlare con questo qua, signore. Niente, spettacoli da giovanile, vai pure Enrico, senza ancora. E qua ancora entriamo invece con la storia di Gianni Gregoricchio. Allora, noi adesso rientriamo in studio, abbiamo citato Gianni Gregoricchio e allora noi abbiamo oggi, c'è un signore in studio che è venuto ad accompagnare Claudio Minotti, diciamo che è un tecnico, sì. E adesso questo tecnico, ascoltami Claudio, sì, il tecnico ti mette la musica e tu reciti, dici qualcosa di Gianni Gregoricchio. Vai, il tecnico. Allora ritorniamo sul fatto dei borghi, no? E che diceva Gregoricchio di Udin. E su Beppino Lodolo, tra l'altro, dopo aver letto queste cose che Gregoricchio ha scritto su Udine, ha composto una canzone per Udine.
Ah, tu capisci? Sì, 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 sì. No, solo no, che, io so, che la farà siccome, dopo la canzone su. Siccome chi ha la poesia, senti il tecnico, no, allora, il tecnico ti ha messo la musica. Mm. Adesso te ci leggi qualcosa di Gregorito e ci parli di questa bisogna che te la legga perché è la mia memoria, tu devi sapere che l'abile, la memoria è l'abile. E fa sì che anche i podinguati. Ciatile. Qui eri in tanti, Gregorico. Quiesi è stato. Gregoricchio è stato uno dei nostri grandi letterati della letteratura, che tu hai avuto modo anche di conoscere e di avere ospite qua. E ha scritto delle cose meravigliose, e forse ha avuto poco riscontro di tutte le cose che ha fatto, perché ha vinto 3 volte il San Simon a Codroipo. Sì. E ha vinto diversi premi, è stato anche membro della commissione cinematografica al Festival di Venezia. E quindi allora, fatto è uno scenografo, uno scrittore di teatro, regista, eccetera. Però i riscontri che ha avuto non sono stati quelli che si sperava. Grazie. Ecco, fermo lì, abbiamo fatto un riferimento. Enrico, vai avanti veloce, perché nel computer tu hai una fotografia, una o due. Vai pure. Vai pure, queste ce le passi. Questo è Gianni, questo è lui. Ce le passi velocemente. Questa è Gianni, che ci accompagnano, perché Claudio Minotti è un questo personaggio. Questo è il Malignani. Malignani, in cui vedi tutti i grandi preside e professori. Ed Ezio Pascuti, che è il primo. Perfetto. Questo è un altro Malignani, una finale contro lo Zanon al Moretti. Sì. Velocissimo, perché ce n'è una all'interno. Ah, questa qua, sì. Questa, qua, vai Enrico, ce n'è una all'interno che è La terra non sarà distrutta. Qua si apre il discorso Gregoricchio Turoldo. Gregoricchio Turoldo, per me è stata un'esperienza incredibile, perché con Turoldo si sono aperte prospettive diverse. Gregoricchio ha avuto una grande difficoltà a tradurre a livello teatrale un dramma, diciamo, di quella fattispecie. E quindi con Turoldo siamo andati avanti, prima nazionale assoluta, La terra non sarà distrutta, due cori, il coro dei Servi di Maria, di Madonna de Grazis, e il coro di Don Albino Perosa. Bene, perfetto. Presentati alla Chiesa di San Francesco. Perfetto. Due serate emplente. Grazie. Udine sta rivivendo oggi da Pordenone, Noadisi Sinche Ciacarin di Udine, città stupenda, meravigliosa. Ascoltami, io adesso ti faccio un nome evocante, meraviglioso, Massimo Giacomini. Massimo Giacomini, allora, tu qua nella mia io ho scritto che era allora allenatore del Milan, e ti ha invitato a Milanello. Sì, se sei tu là a fa a Milanello, tu con Massimo Aridi tu sei là. Insomma, non sambiar la parte che nessuno poteva entrare. Sì, ecco, però tu sei entrato. Gli date il bigliettino al custode, te faccia vedere al signor Giacomini chi è, no? Aperte le porte subito, non c'è che fosse di mare. Spalancate le porte. Monti. Spalancate le porte. Dove si la sdente? A Milanello, vi fa quattro, si sta insieme un po', con che di che volte, insomma, no? Sì. Perché era l'84, credo, 83, 82, insomma, torno. Era un personaggio. Era un personaggio, è stato un personaggio importante. Beh, ma prima con Rocco al Milan, sì, no? Sì. Quindi lo chiamava Loco l'avvocato, no? L'avvocato. Cioè, sì. Perché lui l'ha studiato. Massimo, sì. Avrebbe scominciato. Anche lui ha fatto, guarda, ti parlo in italiano, perché quelli che hanno fatto il classico vanno visti in un'altra dimensione. Sì. E soprattutto quel classico. Che ha fatto il Malignani, sai? Comunque l'ha fatto il Malignani, insomma. Uno Sting Dizzy di Serie B. Sì, però sì, uno che invece ha frequentato il liceo classico, tutta un'altra cosa, e sono ridotti il liceo classico di Udine, che si chiama Jacopo Stellini. Allora, secondo te è vero che Massimo Giacomini al venga al liceo classico? Sì, certo. Allora quelli, adesso usiamo il plurale, ragazzo di Borgata anche lui, perché è un templare, è un anche lui, no? Cioè Borgata. Del tempio anche lui, no? Enrico, vai avanti velocissimo. Qua sono i riconoscimenti che ho avuto a Padova. Vai. Per le mie attività. Perfetto. In quel di Padova. Perfetto. Riconoscimenti di, sì. Veloce. Anche Centro qua, Sportivo Italiano Claudio Minotti. Vai pure Enrico, noi ti ascoltiamo. Qua a Padova, quando ho vinto, ho vinto con cui Padovans il titolo
di, con gli allievi di qua di Padova, vabbè, un titolo provinciale. Poi? Qua, ecco lì, a Milanello, con Giacomini, con... quei sono che gli altri, là, che beh, insomma, io, sarà, vabbè, lì insomma, Milanello, e a Milanello con Massimo Giacomini. Con Antonelli, mi pare che lei... Al Moretti con la maglia di questa Zico. Quando ho fondato l'Udinese Calcio Femminile, assieme ad altri due amici... E ho fondato, e allora li sei portati a giù al Moretti. Ringrazio la signora Pozzo che ci ha permesso di, fare, di usare il Moretti per quella storia lì, perché lì era l'80, cioè 81, 80, 81, e abbiamo fatto l'Udinese Calcio Femminile e abbiamo fatto giocare al Moretti. Serie C, altro capitolo chiuso. Vai Enrico, vai Enrico, il nostro regista, vediamo un po' se il computer ci manda qualcosa, però con la maglia di Zico. Cussignaco. Ecco, te hai conosciuto Zico, sì? No, non ho conosciuto non Zico, perché vivevo a Padova in quel periodo. Vivevi a Padova in quegli anni. Ho fatto quasi 20 anni di Padova, 17 adesso, anni di Padova. Adesso io, mentre la regia ci accompagna, ascolta, io adesso andrei a Casarsa. Andrei a Casarsa perché tu hai citato nella lettera, quanti tu mi hai mandato una lettera che tu mi hai scritto, Hermes, dimmi chi sti Robis, tu hai conosciuto un che per me all'estate il più grande, e insomma l'epoca si fa, Ezio Vendrame, and è stato un in questo mondo, e alla giuata in c'è Udin, tanto Wines, alla no, giuata... Udin non l'è stato capito. A Udin non l'è stato capito. L'è stato mandato via a Ferrara per un pugno di mosche di grano. Allora, se ha tu scritto di Ezio Vendrame, uno fra i più grandi giocolieri che siano. Dopo io avevo la fortuna di là, io di lui ogni domenica alla Piani, no? Quel periodo lì, che l'ha combinato, vabbè, ma siamo già contati. Mi è venuta l'idea di scrivere qualche cosa su di lui, ecco. Basta, mi ha entusiasmato il suo primo libro. I due suoi primi libri di poesia se sono qualcosa di dirompente, di emozionante, no? Ezio Vendrame, non se lo saludin, perché io sai che adesso a lei sta con Neandi che bandi là, a manco le ultime notizie che io ho avuto di lui, e a Casarsa naturalmente, che anche qualche anno a lo riguardi, Duccio Quanciu, e lui alla girare l'Italia, no? All'estate a Padova, all'estate a Vicenza, all'estate a Ferrara, all'estate in Sardegna, a Napoli, a Pisa, cioè, mi pare di ricordare, e dopo gli ultimi anni sei a passare. Allora, sul non come giocatore di calcio, perché come giocatore, un calaiudù Tezio, lui al faseve quei pesche che uno non le buon nece di fare, quelle mani se è vero. All'era così un grande, però anche con una straordinaria sensibilità. Manca l'elata a salutare, era Padova, no? Allora l'ha veduto in tribune il suo amico, il poeta Piero Ciampi di Livorno. Di Livorno, lo ha veduto alla Molat Dut, all'elata a salutarlo in tribune, dopo l'è tornato in campo. Dopo l'è tornato in campo. E io ieri presente. Allora Ciampi alla dite, ma cosa fa Ezio? Il cervello sui piedi le è andato alla testa. Grande. Vediamo le prossime fotografie, Enrico. Vai pure veloce con il computer, che cosa ci sta dando. Le ultime che sono particolarmente... Se quella di Vendrame, poi questa di Vendrame. Questa è? Questa qua è quando eri a Cussignac, ho organizzato una cosa per i bambini, dai 8 ai 12 anni, va bene, con Appiotti, il presidente della Cassa di Risparmio, che mi ha dato una mano e che ricordo con molto affetto. E qua è quando ho organizzato, io Giacomini, ho organizzato un memorial Gigi Comuzzi, un anno dalla scomparsa, lì era Giacomini Calciacari, il professor Lissero, vicino a Giacomini, che sono le Ferrari. Sì, Ferrari. Lì alle qualche anno fa. Sono con il maestro che io maestro. Ho avuto la fortuna. Ecco, uno dice, io ho vinto l'Enalotto, e io ho vinto Beppino Lodolo, io tu. Ascoltami. Per me è stata una vittoria, una fortuna, aver conosciuto un personaggio così. Ma tu, Claudio, tu hai di sapere, tu non te la sai questa roba, ma io te la dico, che di qua 15 dis, nuate si va in chi, Beppino Lodolo, io l'ho sentito e mi ha promettuto che venga a fare una puntata
con le sue fotografie, quanto gira il mondo, il maestro Beppino Lodolo lo sa din e lo sa din. Ha una storia artistica che nessuno, anche pochi in Italia, perché sono artisti che io clamin e van, e vivono dove la realtà dal momento artisti. Beppino Lodolo, invece, quando calva, non vive solo il momento artistico, l'esibizione, ma vive il momento umano con gli spettatori, con i colleghi di lavoro, con i tecnici, vive un rapporto umano che va al di là della fine trasmissione. No, Robonis. Ecco. Noi alle venute qualche mese in Daur, alle venute qua e ha incantato il pubblico, allora adesso torneremo a sentirlo. Perché oltre alla vocalità, no, perché queste cose bisogna dirle, perché la gente non le sa, allora approfitto, scusami, sì, professore, se le dico. Sì, no? Sì, va. Lui ha... è un tecnico del suono, sì. Sa gestire una sala di incisione. Tutto. È il nostro, diciamo così, museo della musica, sì, friulana, perché nessuno sa gestire una musica friulana. Tu dici che lei è un museo? Insomma, no, museo nel senso di raccolta, sì, di canzoni friulane. Quindi ha determinate caratteristiche, qua anche a cercare con un che magari... allora è costretta, dici, ma senti, tu, allora magari che lancia si offende. Simpaticissimo, no? Grazie Claudio. Claudio Minotti, artista friulano, giocatore di calcio, si interessa di teatro. Enrico, andiamo avanti, abbiamo ancora 8 minuti. Lì, ecco, lì alle Beppino, no? A Novara, che mi ha strassinato in giro per il mondo. Mi ha fatto andare persino a Parigi, alla presenza del vice sindaco di Parigi. Di Parigi. Tu sei là. Sì. Ascoltami, ecco, io sarebbe bene. Sì, a Como. Sì. Vedi che c'è un presepio multietnico. Sì. Ebraico, islamico e cristiano, che bello, no? Che bello. Loro lì a Como hanno fatto queste robe qua. Saludin il maestro Beppino Lodolo. Sì. Ascoltami, allora, ma la settimana passata, days this fa, Claudio vin pierdù la partita. No vin vin. Dopo un quarto d'ora vincevin 2-0. E hanno usato un'età di olandese, ti ho detto. Alla dite allora allenatore, sembrava che voi foste in 10. Io ho detto, mi sta sul stomaco. Non ti può dire, è stato un allenatore che ha detto che allora, sembravate voi in 10. Che il Schiavellon che aveva la musa dura che hanno fatto io dei partiti. Sì. Ascolta, ma chi sta, secondo te, ma arrivino in davanti, perché chi le robe... sai, io ho vissuto per anni gli umori dello spogliatoio. Per anni gli umori. Non puoi fare previsioni di quel genere lì, perché è una commissione di cose che devono, tasselli che devono concatenarsi. Incastrarsi. Se no. E quindi se non vivi lo spogliatoio, come dice Giacomini, no? Io faccio il commento qua, la IN mi critica, ma io faccio solo il commento perché non conosco, non vado a vedere gli allenamenti, non conosco le situazioni di spogliatoio. Giusto. Quindi, ma tu hai scritto sempre per celebrare la grande Udinese, hai scritto anche un inno tu. Al dio Odino. No, Odino, perché la leggenda è che la dopo leggenda, noi è vera, insomma. Insomma, no, è la leggenda. Odino, sì, che un 10.000 vichinghi si sono sganciati dalle forze ungiareschis, no? Che venivano a fare tragedie, anche a succhiare il sangue dei friulani, no? E sono venuti a Udine, hanno accettato che poi lì andate a fondiamo Udine, Odino. Allora ci ha fatto il spunto e dite l'Udinesi e poi Furlan la loro nazionale. Giuait, mettete il cur e te storie o restarese. Friul, ho vinto l'orgoglio di sei Furlans. Ecco, tu hai detto prima, uno dei 5 motivi. Ma gli altri 4 li lascio pensare a te. Alla immaginazione. Alla immaginazione. Alla sensibilità. Uno dei 5 motivi. Semplici. Uno si sente friulano. Ecco. Gli dite in un spettacolo a Marianne dal Friul, ecco. Allora gli dite ai spettatori. Allora, intanto facciamo il spettacolo. Intanto us dis, alla fin, di dimmi 5 motivi per cui us sentis furlans. O se non c'è mai cospetti. Ah, tu sei c'è mai che tu spetti. E c'è mai che tu spetti. Bellissimo, grazie. Vediamo le ultime fotografie, Enrico, sì, perché con
Claudio Minotti, abbiamo così in maniera molto molto serena. Intanto te prepari la poesia. Ecco, questo è Gregoricchio con sua moglie e mia moglie quando ha ricevuto il premio San Simone, l'ultimo San Simone a Codroy, che ha fatto la traduzione dal Varmo di Ippolito Nievo, lui l'ha fatto la traduzione, ha fatto una... Intanto tu prepari, no, io e voi, che tu prepari una poesia, un conte di Ezio Vendrame, prepari perché si è in la puntata. Queste sono tutte fotografie che ricordano il nostro grande artista e il cuore bianconero, il cuore bianconero. Ma allora, in Friuli, allora, uno dei motivi è quello dell'Udinese. E gli altri quattro? Io ti dico un altro. Dai. Che nome Nuates Furlans, quanchi disin Mandi, M-A-N-D-I, chi siedin nella terra del fuoco, in Argentina, o chi siedin al Polo Nord, disin che lì le Furlan. Un eschimese al dis, altri dite mandito, che lì a Leon Furlan e non posso, no, yes. Grazie anche al Mandi, no? Che l'attore, no? Grazie. Oggi abbiamo sorriso. Ezio Vendrame, ascoltiamo. Ha scritto le poesie che si è avuto a me. Quando saremo vecchi, ti porterò in riva al mare. E ti bacerò al centro del cuore. Ezio Vendrame. È un grande, e un calciatore, uno tra i geni più straordinari. Che è stato tuo amico, no? È stato che mio, ho saputo bene, che è stato tuo amico fino a 23, 24 anni. Insieme, perché ieri in Astaccio, insieme con Ezio Vendrame, e io ho dei ricordi ancora molto, molto veri, molto vivi e stringenti. Ascoltami, Claudio, che ti domandi una roba. Coloro che ci hanno ascoltato oggi hanno inteso che noi abbiamo non solo il cuore a strisce bianco-nere udinesi, naturalmente, ma che il Friuli è un solo al mondo. Ho girato tutte l'Italia. Eh? Ma come il Friuli non è. È vero, Claudio. Come i Furlans. Come i Furlans non è. Ma secondo... Non saremo i primi, ma siamo i migliori. Ah, ecco, buon. Ti piace questa? Sì, mi piace. Altro motivo, in Da Vinci 3, non saremo i primi, ma saremo i migliori. Quella nostra è Ciacarade, con la nostra Conte e con i Nestes di Fies. Però io sto in banco, ecco, e allora, mentre noi auguriamo ovviamente a tutti la buona Pasqua, insomma, un aprile e con un futuro, ascoltami, io vorrei che tu mi dicessi salt di come sarà il Friuli di chi ha 50 anni, Claudio, secondo io di tutto il Friuli. Sarà bellissimo. No. Sarà verde, sarà giovane, avranno tutti il cuore bianco-nero, anche le ragazze, sarà qualche Nerut, di che sono io, se lavora qua, a Ciacararan par Furlan, e in Nerut saranno duciù allo stadio Friuli, o come che si chiamerà? Blancs e Neris. Avranno le pitturate. No, loro sono già neri, avranno le pitturate blanche e nere. E i Furlans, e i Frus e i Frutis Furlans continueranno a scrivere, e è vero che noi abbiamo messo il Cor Furlan sulla tavola, grandissimo. Allora, siccome il mese di aprile e primavera facciamo un po' di feste, io us dis che di qua, quindi us dis, o varin Beppino Lodolo, tu hai detto prima il genio, il maestro. Di tutti, ce l'avremo. Io lo chiamo il guru di tutti i musicisti. Insomma, anche lui è come Gregoricchio, sempre molto modesto, molto... Sì. Anche Gregoricchio è rimasto sempre... Allora è stato sempre... Non si è mai esponuto, no? Faviodi, Asmafara. No? Ecco, Enrico, ti chiedo una cortesia, il nostro regista, ci fai vedere la prima foto in bianco e nera
in bianco e nero, quella che ha una formazione di calcio, sì. Mentre l'Enrico ci manda, ecco, leggi. Vai. È allora, il tecnico, leggi pure. Gianni Gregoricchio. La storia che usconti e poi essi inventate. Ma cui sa? Non le dite che non sedi troppo vere. In che volte? Maraveta al quartier. Un fruttin culi salis de nasut chi stegnot. La voce correva di une parte a che altre, onde a un lec maludet al sverlave il plevan, un po' lec dut svelat a ridevin gli sbabis, so pari in suspiet, so mari spauride. La so foto parfin sul giornal, do salutis, liseris, cunt un vel di plumutis, ucelut fur dal nid, col tetave al moveve li salis, col vaive displeave pariu, di picciul, platadis, setadis parfuarce. A scuole, ingrumati in tal banc, un gobut, dut spaurid, fin tremai a che di, che cresudis dignot, cont un crac, come un fol che vevin sbregat, maiute e grumal, e comodi duci colors, displumis resintis, si slargint al cil plen di luz. Doi colps par provalis, e po' vie, là, su, ad alt, un puntin, fra i nui di bombas. Maraveta al quartier, ma par c'è? Disinlu fra no, frutinsco scoltai, no savino di sempre, che i frus, duci frus, par dentri o par fur, li salis, li sano. Grazie Claudio, mandi, sia di la settimana che viene. Grazie professore, grazie a te. Ciao.